L'isola dei famosi ha fatto nascere l'amore. È vero, la costiera amalfitana potrebbe produrre questo sentimento, ma in questo caso Tumiotto, Leonardo e Viridiana potrebbero solo rinnovare il loro amore. Intanto benvenuti a Night and Day Television, una serata speciale, quella trascorsa a Maiori. Allora, Leonardo, Tumiotto, un grande campione di nuoto che si ritrova in un'isola dove la sopravvivenza diventa materia prima. E Viridiana, da quel palco importante di Striscia la Notizia o marchi importanti come Liabel e tanti altri, si ritrova a rubare un pezzo di pane. E allora, chi è stato a rubare quel pezzo di pane? Lo chiediamo a lui. Io ero stato, io, lei non c'entra nulla. Uno di quelli che è riuscito a rubare. Le sue aspirazioni dal mondo del nuoto, dove lo vedremo? Qual è il sogno nel cassetto? Obbligatorio chiedertelo. Mi piacerebbe tantissimo condurre un programma sportivo, io sono uno sportivo, amo tantissimo. Campo, ogni settore, per esempio dal punto di vista calcistico, chi abbiamo primo in classifica? L'Inter. Ah, beh, l'Inter, beh dai, allora, ok. Io sono un tifoso del Toro e ahimè siamo andati in Serie B, quindi non parlo più. Night and Day, un saluto. Stasera poter incontrare un grande campione quale Patrizio Oliva, che devo dire io ho avuto anche il piacere di incontrare, intervistare qualche tempo fa. Delle cose sono cambiate nel frattempo, però sempre un campione si resta, è giusto? Ma indubbiamente, quando si è fatto sport per tanti anni si rimane nell'ambiente, si lascia l'attività agonistica ma poi si intraprende quello di allenatore. Sono l'allenatore dell'unico campione del mondo che abbiamo in Italia dei pesi massimi, Giacobbe Fragomeni. E quindi proseguono le soddisfazioni. Un bellissimo rapporto è quello con Lele Mora, che abbiamo avuto questa sera qui nella nostra campagna e ad Avellino. Ma pensa che con Lele siamo amici da ben 25 anni, ma un'amicizia fraterna, no? Un'amicizia, per esempio, una cosa che mi fece molto piacere, Lele tanti anni fa disse: io ho tre amici del cuore, sono Patrizio Oliva, Paolo Rossi e Gianluca Vialli. E per me fu veramente una grande soddisfazione. Significativo davvero, io ti ringrazio tantissimo Patrizio, vorrei che tu potessi salutare i nostri amici, quelli di Night and Day, che sono davvero numerosi e hanno tifato anche per te. Niente, nel ringraziarvi per aver tifato per me, vi faccio tanti, tanti auguri. Grazie, ciao. Gianni Molaro, immancabile, un ultimo defilé lo abbiamo visto in onda, davvero io ti faccio i migliori complimenti perché sei stato come al solito davvero molto estro, molto bravo. E allora, come dire, questa carriera va avanti forever. Grazie a Dio, sì. Oltre alla moda ci sono tanti altri appuntamenti, tante belle serate come questa, che veramente è stata definita l'evento Sugar, sbaglio. Sugar Event, sì. Sugar Event, per cui dopo il White Fashion Show alla Reggia di Caserta, il Sugar Event qui a Villa Sarno ad Avellino, organizzata dalla signora qui presente Raffaella. La vogliamo un attimo presentare perché voglio dire è diventata ancora più bella dall'ultima volta che l'avevo incontrata e ho stentato nel riconoscerla, quindi sei gentilissima. Vabbè, sono la ricchezza del marito che la rende bella. I soldi fanno felice. Dite che questo e questo e questo non credo che basti soltanto essere ricchi per essere felici, o sì? Assolutamente no, assolutamente. Ma nemmeno no. La povertà ti rende felice, guarda. Voglio dire, aiutano. Allora, sì. Quelli danno un po' una mano, sì. Però possiamo essere felici e soddisfatti anche con quello che facciamo solitamente nella nostra vita, con il nostro lavoro, no? Certo, sono d'accordo, sì. La felicità, la gioia nell'amore. Gianni, prossimamente un festeggiamento a casa tua? A San Giuseppe? Sì, prossimamente il 21, brava, che ne sai, il 24 giugno. Gianni, io sono stata tua ospite con le telecamere, quante belle persone ho potuto intervistare grazie a te. E quindi quest'anno il 24 sarai di nuovo da me con questo nuovo evento, anche se purtroppo sono super impegnato perché abbiamo una serie di manifestazioni, il 17 è una manifestazione con Rete 4 da Comacchio, il 20 con il nostro caro amico Lele Mora da Lugano, il 27 da Porto Cervo, comunque una serie di belle serate.
Allora noi, attendendo queste serate, ti auguriamo una buona serata, Raffaella, in bocca al lupo affinché il tuo sogno si possa avverare, sempre bella, quello del matrimonio. Del matrimonio, ovviamente. Un saluto agli amici di Night and Day. Un salutone e buona serata, ciao. Ciao ragazzi, solo discoteche, divertimento e spettacolo. No, grandi, grandi tuoi amici, grandi tuoi amici. Enzo, Enzo, vieni qua, grande. Cino Pedrone, Cino Pedrone. Questo pisellino che non è vero assolutamente, perché l'abbiamo scoperto come un grande Latin lover. E poi c'era questa fidanzatina, questa corteggiatrice di uomini e donne nascosta dove? Cesa. No, allora. Ha tatuato Marianna sul braccio. Abbiamo visto un tatuaggio dove dobbiamo proprio testimoniare, dichiarare, dire chi è e che cosa rappresenta. Allora, mi sono fatto un tatuaggio di una ragazza. Però non vogliamo svelare ancora. Ma guarda, di caratteristiche asiatiche. Non posso svelare i nomi, il tatuaggio. Sì. Il tatuaggio che si è fatto lui, Lele Mora. Come? Varia. Vuoi variare? Voglio variare. E femmine si etri. Sì. Allora, tu quando pozzi? Allora, questa sera abbiamo il piacere di intervistare la nostra speaker da tanto tempo che lavoro a Night and Day. Io personalmente, Ciro Petrone, ho il piacere di presentare Sara. È bellissima. Sara, ma sei fidanzata? Sì. E c'è chi? È finita l'intervista. Grazie, puoi anche andare. Dai Sara, prima stavi con uno qui. Non è vero. Garante cattivo. E a fianco a noi c'è anche la nostra madrina di Night and Day. Presentiamo, come ti chiami? Annabella. Annabella, Annabella no, bellissima. Ma guarda, lo vedi? I famosi sogni nel cassetto, che apri il cassetto, tiri fuori. Allora, che vuoi fare oltre allora, il tonnaiolo? Allora, oltre alle donne, che è la prima cosa che io metto davanti, mi piacerebbe continuare a fare film e diventare un attore molto, molto... Stai studiando recitazione? Adesso no. Adesso no. Aspetta, perché adesso, sono uscito da poco dalla fattoria, mi sto godendo un po' le serate, le ospitate e basta. Poi a settembre si inizia a studiare e l'anno prossimo sicuramente mi vedrete di nuovo nei cinema. Però mi volevo fidanzare con Sara. E Sara ti ha detto... Mi ha rifiutato in diretta. Primo rifiuto. Succede pure questo. Allora abbiamo preso due pali stasera. Cioè, tu con lei, io con l'amico. Come, tu hai chiesto il numero e non te l'ha dato. Io mi voglio proprio fidanzare e lei mi ha detto di no. Si può di Napoli da noi spacciati. Questo è il terzo saluto che faccio ai nostri amici di Night and Day. Guardate sempre a te, un bacio. Sempre. Allora diamo il benvenuto a Daniele, che è già un amico oramai storico di Night and Day, e abbracciato da un altro amico, Marco, che questa sera, insomma, ha voluto organizzare una serata davvero particolare. Quali sono i principi importanti da portare avanti? I principi importanti sono la correttezza, la voglia di fare e porsi un obiettivo e cercare di raggiungerlo. Questi sono gli obiettivi che caratterizzano il mio amico Marco Cipriani. Io lo chiamo Cipriani perché sono un pirla, però è Marco Cipriano, io lo chiamo Shuker. E quindi, per tornare alle cose serie, un motivo per cui votarlo alle elezioni, anche se voi andrete in onda dopo, sono sicuro. Non lo so, ma è vero. Contate, lui sarà già stato eletto assessore. Comunque io sono qua per questo, perché il mio amico si candida. E non sono qua solo perché è un mio amico, ma perché credo nei suoi ideali e nella sua voglia di fare. Semplicemente un grazie per avermi eletto. Hai capito? Allora, il padrone di casa, Marco Sugar, la conosci? Lei è la moglie? Ciao! La compagna. Ti ho rovinato la serata, la verità. Tutte le donne sanno che c'è una compagna. Non è un problema. Abbiamo detto e promesso che slitteremo alcuni momenti con Marco. No, e poi annunciatelo a tutti che lei è la compagna, che tra poco se la sposerà e Johnny Molaro farà l'abito da sposo. Questa sera sono la compagna. Marco, ma chi ha invitato la Molaro? Credo che sia stato tu, il padrone di casa.